Allarme col diretti, maturazioni anticipate per cambiamenti climatici. Nei banchi dei negozi e dei supermercati sono già arrivate le primizie con oltre 30 giorni di anticipo, dalle fragole lucane agli asparagi della Sardegna, fino al carciofo romanesco. Questo è quanto emerge dall'analisi della Coldiretti a meno di un mese dalla fine di un inverno che sembra non essere mai iniziato. Sulla base dei dati CEA, Unità di ricerca per la climatologia e la meteorologia applicate all'agricoltura. Precisa la Coldiretti, la causa è rappresentata dalle anomalie climatiche che hanno caratterizzato il 2015. L'anno appena trascorso, infatti, si è classificato come il più bollente dal 1800, con una temperatura superiore alla media di quasi 2 gradi. Una situazione che mette a rischio di estinzione il patrimonio di prodotti tipici italiani, le cui caratteristiche sono collegate strettamente all'ambiente geografico comprensivo di fattori umani e naturali. Per effetto di questi cambiamenti climatici, la coltivazione dell'ulivo è arrivata a ridosso delle Alpi, mentre nella pianura padana si coltiva oggi circa la metà della produzione nazionale di pomodoro destinato a conserva e di grano duro per la pasta, colture tipicamente mediterranee.